La Chiesa Cattolica ricorda nella giornata del 2 novembre tutti i defunti. È un giorno in cui per molti significa rielaborare la perdita di un familiare, di una persona cara. I morti si celebravano già nel Medioevo. La giornata prescelta era la domenica che precede di 2 settimane l'inizio della Quaresima, quindi fra gennaio e febbraio. Il rito attuale viene, secondo la Chiesa Latina, dalla scelta di un abate benedettino, che nel 998 fece suonare le campane funebri dopo i vespri del 1 novembre e il giorno successivo offrì l'Eucarestia pro requie hominum defunctorum. Questa celebrazione nel XIV secolo è diventata di tutta la Chiesa Cattolica. È un giorno in cui le case dei defunti sono raggiunte da tantissime persone che arrivano anche da fuori città di origine per deporre davanti alle tombe dei propri cari i fiori, in segno di riconoscenza e di dolore per la perdita. Anche a Crotone, la nostra città, in occasione del 2 novembre, si riversa nel cimitero ed è un momento in cui si coglie quell'aspetto della tradizione del culto per i defunti. Una tradizione che viene trasmessa da generazione in generazione. Ed è per questo che vogliamo dedicare questo servizio a tutti quei crotonesi che non sono più tra noi, molti i giovani che hanno perso la vita, ma non solo, genitori, amici, parenti che rimangono nel nostro cuore e non solo in questo giorno del 2 novembre.